ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come avete detto dal titolo, oggi parliamo di pietre e cristalli, perché sì, ho fatto un altro ordine, quindi ci sono ulteriori pietre e cristalli da aggiungere alla mia collezione. Quindi questo qui sarà uno dei primi video haul che vedrete, diciamo, in questo periodo, perché ho comprato un po' troppe cose, non mi sono data una regolata, però vabbè, non perdiamo. Innanzitutto, questa volta ho deciso di acquistare da Minerals Club. Il pacchetto è piccolino perché comunque non ho preso pietre grandi, io di solito prendo quelle lì così grandi più o meno, perché le preferisco come misura. Vi andrò a leggere, per quanto riguarda ogni pietra o cristallo, le caratteristiche che mi sono segnata qui, per non sbagliare, per non dimenticare nulla. Ovviamente c'è un mondo dietro, io non posso dirvi tutto, però vi do le informazioni principali. Poi chiaramente, se vi piace, se vi colpisce la pietra o il cristallo, se volete approfondire la vostra conoscenza, se volete acquistarle, comunque informatevi sul web e vi usciranno tantissime notizie. Quindi, appunto, ho fatto il mio primo acquistino da Minerals Club e vi faccio vedere un po'. Chiaramente ho già aperto tutto, ho purificato le pietre, poi vi dico anche come faccio, e quindi non ci sono involucri o robe strane. Innanzitutto, la prima cosa che ho trovato, raga, è questo stickers con questo cristallo che andrò ad attaccare in uno dei miei quadernetti per la manifestazione. E poi abbiamo tutte le meraviglie che ho scelto. Partiamo dalla meraviglia numero 1, che è questa qui, poi faccio comunque la ripresa da vicino. Questa qui è l'angelite, raga, immaginate il perché, il nome già vi fa capire un po' la situation, ma adesso vi leggo tutto quanto per bene. Tutto ciò che vedrete è burattato. Le pietre burattate sono quelle lì che appunto sono lisce al tatto, fatte appunto in questa maniera. Quindi angelite burattata, partiamo con lei. Questa pietra celestiale porta calma e serenità, allontana paure e malumori, placa la rabbia e i sentimenti aggressivi, apre la mente all'intuizione, infondendo fiducia in ciò che si percepisce ed elevando la consapevolezza psichica. È perfetta da utilizzare durante la meditazione, funziona infatti da ponte tra l'essere umano e le energie superiori. Vi dico una curiosità, queste pietre che io ho scelto non le ho scelte in base alle proprietà che mi servivano. Quando acquisto le pietre le scelgo in base a come mi colpiscono, a come mi richiamano, ok? Quindi non vado mai a sceglierle in base a questa serve a questo, questa serve a questo, quindi solamente una volta ho fatto questa cosa, poi le acquisto in base a come mi sento ispirata. E senza farlo apposta mi sono resa conto che tutte queste pietre acquistate fanno riferimento a cose che mi servono, quindi è una roba, raga, veramente assurda. E quindi sì, questa qui è la prima. Poi passiamo a una pietra molto potente, molto potente. Lei, bella raga, bella, troppo bella. Che cos'è? È la corniola burattata, appunto, anche questa del Malawi. Spero si pronunci così. Andiamo un po' a spiegare il tutto. Infonde vitalità, ottimismo e allegria. Aiuta ad eliminare sentimenti negativi come l'odio, l'invidia e la gelosia. Migliora il tono dell'umore. Ci mette in contatto stretto con la terra e ci trasmette gioia di vivere, coraggio e forza. In cristalloterapia viene utilizzata anche per aumentare l'appetito. Io a fine video, dopo che vi spiegherò tutto per bene, vi dirò anche in quali punti mi serviranno, perché sì, appunto, come vi ho detto prima, senza farlo apposta, ho azzeccato le pietre, sono stata attirata delle pietre che mi servivano. Andiamo avanti, sì, metto questa come via di mezzo perché non è una pietra, l'ho scoperto troppo tardi. Lei, wow, che cosa è? Che cosa è? Si chiama opalite. Questa qui, raga, è una pietra, ma in realtà è vetro, è un qualcosa che è creato dall'uomo, che va a simulare un po' l'effetto dell'opale. Nella mia collezione fa la sua figura, non serve a niente, non ha più proprietà, quindi non ho scritto nulla, è un pezzo di vetro bellissimo e basta. Andiamo da lui. Il quarzo rosa non è l'unico che ho, perché ho anche quest'altro quarzo rosa che è a forma di Buddha, però questo qui l'ho preso da un altro sito. Passiamo appunto al quarzo rosa. Vi dico che
è associato a tutto ciò che è legato al cuore, a livello fisico ed emozionale. Allevia i disturbi cardiaci, regola il sistema circolatorio e abbassa la pressione alta. Combatte lo stress, la depressione, l'insonnia e la stanchezza fisica e mentale. È una delle pietre femminili per eccellenza, rappresenta l'elemento acqua e si carica perfettamente sotto gli influssi lunari. Passiamo a lei, l'ultima, che è l'avventurina verde Zimbabwe, perché l'ho scritto così, si scrive così, Zimbabwe, però non so se la B, la seconda B si pronuncia. Comunque, è un vero e proprio portafortuna per noi esseri umani. È in grado di potenziare il senso di sé ed offrire una prospettiva positiva a chi la indossa. Il suo colore verde è simbolo di purezza e guarigione per chi segue una vita semplice o vuole trovare la propria pace interiore. Questo minerale si è utilizzato sotto forma di elisir a uso esterno, quindi non bevendo, ok? Dopo vi spiego. Aiuta a prevenire anche le malattie dell'epidermide. A uso esterno che significa? Che noi possiamo preparare un'acqua da utilizzare poi per lavarci, per esempio, immergendo questa pietra o creme o altro, quindi nulla che si vada ad ingerire, ok? Adesso, prendendo la prima pietra dall'inizio, vi vado a spiegare in cosa, senza farla apposta, mi serviranno. Angelite mi servirà per la meditazione. Ho problemi con la meditazione, non riesco a rilassarmi del tutto, non riesco a comprendere varie cose tipo messaggi o altro, quindi lei mi servirà a ciò. Poi, andando in ordine, abbiamo detto lei, quindi la corniola raga, lei mi servirà ad aumentare l'appetito. Perché? Sto facendo un percorso particolare, in realtà lo faccio da anni, però è difficile, raga. Purtroppo non riesco ad ingrassare, quindi devo mangiare come un bodybuilder per riuscire a mettere su peso, però chiaramente il mio livello di fame è normalissimo, sì, abbastanza normale, non mangio affatto poco, anzi, altrimenti sarei davvero super 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 magra. Però ho bisogno di quello sprint, quella cosa in più per mangiare ancora di più, appunto per riuscire a mangiare di più meno sì come un bodybuilder, sarà difficile, non lo so. Lei mi potrà aiutare? Molto probabilmente. Questa qui abbiamo detto che nulla, è un pezzo di vetro ma super super bello. Passiamo al quarzo rosa, vi rileggo la frase precisa così non dimentico nulla, mi servirà appunto nella parte in cui dice che allevia i disturbi cardiaci, regola il sistema circolatorio, abbassa la pressione alta, combatte lo stress, la depressione, l'insonnia, la stanchezza fisica e mentale. Adesso stress e depressione non sono per me, però per quanto riguarda l'insonnia e la stanchezza fisica e mentale sì, soprattutto da quando è iniziato il caldo, non riesco più a connettere. Disturbi cardiaci non so in realtà se ho dei disturbi cardiaci, però ho i battiti molto molto accelerati. Per quanto riguarda appunto il sistema circolatorio, noto che c'è qualcosa che non va a volte, quindi vediamo un attimino. E la pressione alta. E passiamo all'avventurina burattata. Per cosa mi aiuterà? Mi aiuterà per quanto riguarda chi segue, serve a chi segue una vita semplice e vuole trovare la propria pace interiore. Diciamo che io per star bene non ho bisogno di chissà che cosa, quindi si prediligo uno stile di vita molto molto semplice, però allo stesso tempo a volte è difficile per quanto riguarda i social, quello che vediamo, il lavaggio del cervello che ci fanno sui social, in TV, quando si parla di bisogna fare tantissime cose, altrimenti se in una giornata non sei super mega produttivo tu non sei nessuno, quindi io sto bene nella mia vita più semplice, diciamo, che okay? Il semplice diciamo che è soggettivo, quindi magari per un'altra persona è anche troppo, magari quello che faccio io per un'altra persona non è nulla, però insomma per star meglio con me stessa l'avventurina mi aiuterà. Tutte queste meraviglie le ho pagate super 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 poco, intorno tutte queste qui avevano un prezzo che si aggirava intorno alle 2,20 euro, 2,30 euro, forse solo una 3 euro, non mi ricordo raga, quindi appunto sono loro. Mi è arrivato questo stickers bellissimo e il pacchettino, però ripeto, avendo preso pietre molto piccole, è questo qui, anche lui molto molto bello. Fatemi sapere se volete rivedere la mia collezione di pietre e cristalli, perché quel video è un po' vecchiotto, quindi magari potrei rifarvelo e rispiegarvi le varie proprietà. Quindi nulla raga, io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.